In collaborazione con Intesa San Paolo. Sono finito sulla strada perché l'azienda dove lavoravo dall'oggi al domani ha chiuso per fallimento. Ho lasciato a casa 70 padri di famiglia. Siamo ancora in ballo adesso per prendere tutto ciò che ci aspetta. Dall'altra parte una separazione che è durata 3 anni, separazione burrascosa. Mi ha svenato e ahimè dall'oggi al domani mi sono trovato in strada. Questa cosa qua della normalità che dall'oggi al domani ti trovi in strada è atroce, non l'auguro neanche al peggior nemico. Ti fa morire dentro e fuori. Devi avere una motivazione per andare avanti nella vita. E io le motivazioni le avevo. Avevo i miei due figli spettacolari. Progetto Arca si occupa di persone senza tetto da 20 anni, nel dicembre 2014 abbiamo cominciato questo progetto di Housing First che ha visto assegnare a 2 persone senza dimora provenienti dalla strada e che abbiamo incontrato in strada 2 appartamenti che vengono dall'edilizia popolare che sono stati assegnati ad Arca. Da allora queste persone vivono in questi appartamenti come se gli appartamenti fossero loro, hanno me come referente che li vedo almeno una volta e li incontro almeno una volta alla settimana. Gli obiettivi principali sono restituire alle persone autonomia e capacità decisionale della propria vita e quindi integrazione sociale. È chiaro che abbiamo anche degli obiettivi che sono indiretti ma altrettanto importanti, che sono il pesare meno sulla spesa pubblica, per esempio dal punto di vista delle spese mediche, spese penali o giuridiche. Avere una casa, avere un tetto dove poter dormire è eccezionale. Ti permette di essere indipendente, di avere acqua calda tutto il giorno, di fare una doccia anche 2 volte al giorno, di mangiare a casa, di avere un letto tuo, di avere una tua privacy, di avere una lavatrice per lavarti la tua biancheria, uno stendino per stendere. Ritorni a vivere. La strada ti toglie tutto. Non è umano essere in strada perché ti toglie tutto, diventi invisibile. Più che un modello è un sogno che ormai si sta realizzando, che sta costruendo concretamente un nuovo modello di città e di società. Credo nella Housing First perché c'è la dimensione dell'abitare, il diritto fondamentale della casa, c'è la centralità dell'accoglienza. Insomma, ci sono tutta una serie di ingredienti che fanno vivere meglio, bene e soprattutto cambiano la vita alle persone che hanno maggiore fragilità e cambiano la vita a tutta la società.